gioiasport.com, il blog con tutto lo sport della tua città. Mister Ferraro, la prima è andata, ha vinto la nuova Gioiese, un suo commento su questa partita. È stata una partita che nella prima parte, secondo me, in avvio la Gioiese aveva una marcia in più rispetto a noi, ci ha creato qualche problema, è arrivato spesso primo sulla palla, laddove è apparsa la mia squadra, è apparsa pure cattiva, perché abbiamo commesso anche qualche fallo proprio per un ritardo di arrivo sulla palla. Credo che però dalla prima metà, poi della prima parte, a tutto il secondo tempo la partita si è equilibrata, anzi sinceramente nella seconda parte pensavo potessimo fare qualcosina in più anche noi, e abbiamo preso gol un po' su una situazione che potevamo prendere gol di contropiede o su un calcio da fermo. Quindi diciamo, da questo punto di vista, onore alla Gioiese, partita fondamentalmente equilibrata, anche perché se andiamo a vedere le conclusioni in porta c'è stato poco dall'una all'altra parte. Ripeto, ad un avvio secondo me più spumeggiante alla Gioiese, poi c'è stato un equilibrio e forse nella seconda parte eravamo un po' più noi padroni del campo, però ripeto, una partita equilibrata dove forse il giusto epilogo sarebbe stato quello dei rigori. Mister, lei arriva dall'eccellenza, ha guidato l'anno scorso vincendo anche la Coppa il Roccella, mentre l'Interreggio è reduce da un campionato di Lega Pro. Che società ha trovato e che squadra, che organico ha in mano? La società è una società che comunque, partendo dal dilettantismo, era arrivato nella seconda divisione, quindi è una società che ha un'organizzazione sicuramente di livello. Dal punto di vista della squadra, questa è un'altra squadra, un altro organico, altri obiettivi. Il nostro obiettivo è cercare di fare una squadra per salvarci, e quindi è un'altra, pochissime sono le unità, perché c'è veramente poco o nulla dello scorso anno, c'è qualche ragazzo magari che non giocava, quindi diciamo che l'Interreggio come società ha voluto voltare pagina. E quando proviene da una retrocessione e cambi comunque anche nella strategia tua societaria, io credo che il cammino non sia semplice, però non bisogna battersi. Personalmente non è mai un risultato, io ritengo di essere uno molto equilibrato, sia prima che dopo, cosa che magari non lo sono tutti, quindi so perdere e so vincere. Io dico che quello che devo vedere di buono l'ho visto nella mia squadra, ho visto dei limiti, dei difetti e sui quali si cercherà di lavorare. Poi cercheremo di vedere con la società se compatibilmente con quello che è l'obiettivo, quello che è il budget, quindi quelle che sono le esigenze, se riusciremo anche a migliorarle in qualcosino, anche se noi allenatori dobbiamo pensare di migliorare il materiale che abbiamo, perché se andiamo alla ricerca sempre di andare sul mercato, finiremo poi alla fine per essere degli incontentabili. Sicuramente dobbiamo lavorare tanto, e ripeto, e c'è proprio da voltare pagina. Questa è una squadra che dovrà diventare umile in una categoria inferiore, il che non è semplice, perché 2 anni fa l'ha vissuta la protagonista, la D, lo scorso anno ha fatto la seconda divisione, ora fare la D e farla sapendo che comunque devi lottare per cercare come primo obiettivo la salvezza, significa da parte di tutti ragionare con una testa diversa. Mister, un'ultima battuta, che Gioiese ha visto? Gioiese combattiva, di temperamento, una Gioiese che ha qualità in qualche ruolo importante, una squadra molto fisica, è una squadra che secondo me si batterà in questa categoria, e speriamo che come noi riesca a raggiungere i propri obiettivi. Gioiasport.com, il blog con tutto lo sport della tua città.